Il mio contratto. Non voglio sentir parlare contro il mio contratto, avrò il mio contratto. Tu mi hai chiamato cane, prima ancora di sapere il motivo. E poiché sono un cane attento alle mie zanne, il doge dovrà rendermi giustizia. Ti prego, ascolta. Voglio il mio contratto. Non voglio parole, voglio il mio contratto. Grazie.
Prendendo tempo, vogliamo arrivare a una sentenza? Una libra di carne di questo mercante è tua. Lo concede la corte, la dama, la legge. Reverendissimo giudice. E questa carne tu devi tagliarla dal posto più vicino al cuore del mercante. Lo concede la corte, lo consente la legge. Giustissimo giudice. Sola goccia di sangue. Le parole sono espressamente una libra di carne. E dunque puoi esigere la tua libra di carne. Prendi. Ma se tagliandola verserai una sola goccia di sangue cristiano, le tue terre e i tuoi beni saranno, secondo le leggi di Venezia, confiscate in favore dello Stato veneziano. È questa la legge. Vedrai tu stessi in testa. Poiché esigi giustizia, sta sicuro che avrai più giustizia di quanto ne vuoi. Prendo quell'offerta, allora datemi tre volte la somma e liberate questo cristiano. Oh, con me il denaro.
Piano, con calma. L'ebreo avrà diritto con l'intero. Preparati per tagliargli la carne, ma non versare sangue. E non tagliare più nemmeno di una libra di carne. Se taglierai di più o di meno di una libra esatta, fosse anche quanto basti a farla più leggera o più pesante. Oppure la frazione della ventesima parte del misero grammo sì. Se la bilancia pende per il peso di un solo capello, tu allora muori e tutti i tuoi beni vengono confiscati. Perché l'ebreo si ferma? Prendi tu. Datemi il mio capitale, lasciatemi andare. Ecco il denaro. L'ha rifiutato davanti alla corte. Avrà solo la penale da prendere a suo rischio. Non posso nemmeno rivedere il mio solo capitale. Avrai solo la penale. È vero. Allora, che diavolo ne faccia buon uso? Ho finito di discutere. Aspetta. La legge è un altro appiglio contro di te. Nelle leggi di Venezia è scritto che se uno straniero minaccia la vita di un qualsiasi cittadino, colui contro il quale è cospirato entra in possesso di metà dei suoi beni, mentre l'altra metà viene versata alle casse dello Stato e la vita del cittadino è affidata contro ogni altra voce alla misericordia del Doge. In ginocchio perciò e chiedi misericordia al Doge. Finché tu possa vedere la differenza del nostro animo, io ti rimetto la vita prima che tu la chieda. Prendetevi. La mia vita è tutto, non rimettete niente. Voi mi prendete la casa. Quando vi prendete il puntello da cui questa casa è sostenuta. Voi mi prendete la mia vita. Quando vi prendete i mezzi. Quale misericordia potete dargli, Antonio? Mia vostra signoria, Doge, alla corte scusa piacerà di ridurre la vendita a metà. Io mi riterrò soddisfatto. Ho una condizione, che l'altra metà sia io ad amministrare. E altre due cose. Che per questa grazia ricevuta, l'ebreo ti faccia immediatamente cristiano. E che poi registri qui, davanti a questa corte stessa, un atto di donazione nel quale si impegna che al momento della sua morte tutti i suoi beni andranno a quel giovane cristiano che recentemente le ha rubato la figlia, Lorenzo, e a sua figlia Jessica. Farà tutto questo. O ritirerò il perdono che ha appena promulgato. Ti accontento, ebreo? Che cosa dici? Mi accontento. Si estenda un atto di donazione. Vi prego, lasciatemi andare via da qui. Non mi sento bene. Mandatemi in atto. E io lo firmerò. Dai, e non mancare di farlo.
Thank you.